Un cordiale saluto agli amici di Diritto di Cronaca. Ritorniamo con il caro amico Alcide Simonetti per parlare dei quesiti referendari che domenica ci vedranno per decidere, tra virgolette, una piccola riforma della giustizia, se così possiamo dire. Ci sono cinque quesiti che praticamente riguardano appunto l'attività diciamo della giustizia, e si parte dal primo quesito, il quale sarà su una scheda di colore rosso che punta a cancellare la legge Severino. Allora, la legge Severino, Alcide, noi sappiamo oggi che dà la possibilità al giudice di mandare in carcere o comunque di rimuovere dal proprio incarico o comunque di non far ricandidare un politico a livello nazionale o a livello locale che abbia sia stato condannato in via definitiva per un reato non colposo sopra i due anni. Questa legge, come abbiamo detto, coinvolge quindi i senatori, no? Che se sono in carica decadono, ma coinvolge anche gli amministratori locali, per cui chi vota per il sì vuole eliminare questa legge, chi invece vota per il no vorrà mantenerla. Allora, Alcide, commentiamo un attimo questo quesito. Allora, in sostanza, in sintesi hai rappresentato tu qual è l'obiettivo del quesito, cioè quello di abrogare tu cur la legge Severino. Ora, ovviamente il punto critico della legge Severino, che è oggetto di discussione dal 2012, dal 2013, dal 2014, da quando è stata entrata in vigore e prende il nome dal ministro Severino del governo Monti, nasce il problema, il punto critico è proprio, non riguarda la incandidabilità o ineleggibilità o decadenza del condannato politico in via definitiva. Il problema, la criticità di questa legge, che è stato sempre, diciamo, espresso dagli operatori del diritto e dalla politica, è che spesso è prevista in questa legge anche che gli amministratori pubblici, in questo caso sindaci, governatori della regione, presidente della provincia o d'altro, anche per sentenze non definitive, se vengono condannati anche per sentenze non definitive, decadono dalla vengono sospesi dalla carica. Ovviamente questa norma cozza con il principio di non colpevolezza, che è un principio costituzionalmente garantito, e che si potrebbe poi ribaltarsi la situazione nel secondo grado o nella definitiva della sentenza con una soluzione. Quindi l'amministratore che in primo grado locale verrebbe condannato, poi potrebbe essere assolto in secondo grado o in via definitiva con la Cassazione. E quindi questo principio cozza con questa, e ci sono tanti esempi di amministratori locali che sono stati sospesi per un anno e mezzo dalla loro carica, perché praticamente erano stati condannati in primo grado e poi però la sentenza è stata ribaltata, e ciò determina non solo una violazione del principio costituzionale che prima richiamavo, ma anche mette in discussione il principio di democraticità di un sistema, perché il soggetto che era in sostanza eletto dai cittadini viene falciato e eliminato da una legge che è in contrasto con la Costituzione stessa. Ti faccio una domanda, scusami, se dovesse vincere il sì, e quindi insomma questa legge dovesse essere abrogata, il giudice, nel momento in cui comunque condanna in primo grado un amministratore, potrebbe comunque di propria scelta decidere sospendere l'amministratore dalle sue attività? Potrebbe farlo, a prescindere dalla legge, dico. Sì, potrebbe in alcuni casi, perché dobbiamo specificare una cosa.
che la sospensione non arriva, non viene, non si verifica in tutti i casi di condanna, ma solo in alcune tipologie di reati, tipo di reati di eversione, tipo di terrorismo o di corruzione o di reati derivanti dalla violazione delle norme di pubblica amministrazione. Certo. Quindi questo bisogna chiarirlo. Facciamo un esempio: un sindaco viene condannato per turbativa d'asta in primo grado e viene sospeso. Poi però la Corte d'Appello e la Cassazione ribaltano la questione e il soggetto, sebbene è innocente, perché il principio nostro è di non colpevolezza e quindi non c'è una definitività della sentenza, viene sospeso e determinando un grave pregiudizio sia al soggetto imputato che è innocente e sia alla comunità che ha eletto quella persona, determinando un duplice pregiudizio sia alla comunità che al soggetto stesso. Certo. E questo è un punto critico che giustamente è stato oggetto di forte riflessione discussione in questi anni e che è un punto nevralgico che forse sarebbe stato meglio una legge ad hoc che avrebbe dovuto regolamentare meglio la questione, perché dare questi forti tecnicismi, dare la possibilità ai cittadini di scegliere, decidere su questo è abbastanza complicato, secondo me, perché ci sono la legge è molto articolata, il sistema è complesso e quindi dato che il referendum è totalmente abrogativo, quindi non è che è propositivo ma abrogativo, quindi abolisce solo una norma o una parte di una norma, praticamente può non essere, diciamo, organica poi al sistema. E quindi tutto ciò può determinare delle discrasie o delle complicanze nel sistema. È chiaro. Va bene, il secondo quesito invece, che è sulla scheda arancione, praticamente ci chiede di cancellare la reiterazione del reato dall'insieme delle motivazioni per cui un giudice può decidere la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona prima del processo. Chiaramente, se vince il sì, non sarà più possibile il carcere preventivo, il rischio di reiterazione del reato. Per reiterazione del reato. Il problema è questo, è una norma molto complicata, perché entriamo proprio nel tecnicismo puro della procedura penale. Sì. Noi sappiamo che, come dicevo prima, il sistema si basa sul principio di non colpevolezza, quindi nessuno dovrebbe andare in galera prima o in carcere prima che non ci sia una sentenza definitiva. Però per alcune ragioni di sicurezza il sistema dà la possibilità alla magistratura di, ovviamente per ragioni di sicurezza, mandare in carcere la persona inquisita. Ovviamente tre sono i motivi perché ci possa essere una scelta della magistratura di mandare in carcere il soggetto. Prima cosa ci devono essere dei gravi indizi di colpevolezza e poi ci sono le esigenze cautelari. Le esigenze cautelari sono previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale, che indica che cosa? Indica che in caso di pericolo di fuga o inquinamento delle prove, reiterazione del reato, praticamente il GIP può emettere un provvedimento di custodia cautelare in carcere oppure agli arresti domiciliari. Ora, che cosa succede? Succede che spesso l'esigenza cautelare, la lettera C della 274,1, cioè la reiterazione dei reati, viene spesso abusata dalla magistratura, cioè dai giudici delle indagini preliminari in concorso, diciamo tra virgolette, con il pubblico ministero che lo richiede, praticamente sulla reiterazione del reato, che spesso non è uno dei casi che non si verifica mai, è la reiterazione del reato, e quindi praticamente molta gente spesso si trova in carcere sebbene non abbia reiterato il reato, e c'è sempre quel principio di non colpevolezza. Quindi una persona si trova allo stato della Costituzione, nel nostro sistema innocente, si trova in carcere per una reiterazione che non ha mai fatto.
Le statistiche dicono che in Italia ogni anno ci sono almeno 1000 persone che vanno in carcere sebbene non ci fu, per ragioni di reiterazione del reato, sebbene poi queste reiterazioni del reato cadono e sono persone innocenti. Dal 1992 ad oggi si è calcolato circa 29.452, quindi circa 30.000 casi di questo tipo, dove poi lo Stato ha dovuto risarcire la detenzione illegittima in carcere a questi soggetti che hanno subito questo, questo torto, che, certo, che sono oltre 800 milioni di euro per le casse dello Stato. E che chiaramente il risarcimento economico comunque non risarcisce a livello morale. E certo, non risarcisce a livello morale, e quindi andare in carcere è devastante per chiunque, e maggiormente per una persona innocente. Quindi col sistema, con questo sistema si vorrebbe, diciamo, ridimensionare il fenomeno della carcerazione preventiva, che è diventato ormai in Italia, purtroppo, l'abbiamo detto tante volte nei nostri dibattiti sul diritto di cronaca, un'anticipazione della pena di una persona che è innocente. E questo è un problema che onestamente non funziona, un sistema del genere non può funzionare così. E su questo ovviamente sia i radicali che Salvini e la Lega hanno posto questi quesiti alla consulta e sono stati ammessi. E il problema è sempre quello: c'è il contrasto tra principio di non colpevolezza e nello stesso tempo il soggetto subisce una limitazione della propria libertà, e queste due cose non funzionano. E quindi bisognerebbe trovare una soluzione equilibrata, dove dovrebbe venire meno, ovviamente, dovrebbe essere sempre garantita la libertà del cittadino fino a quando non c'è una sentenza definitiva. Certo. Su questo va in direzione il referendum. Okay. Terzo quesito, lo schermo di colore giallo, invece dice che si vuole abrogare la norma che oggi consente a un togato di passare nel corso della propria carriera dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa. Chiaramente delle limitazioni sappiamo che già ci sono, no? Perché uno deve cambiare regione e poi massimo nella sua carriera può farlo quattro volte, anche se mi pare di ricordare che c'è si sta discutendo di una legge, la riforma Cartabia. Cartabia per ridurre a due volte. Certo. Okay. Sei molto informato, Pedro. Diciamo che oggi se dovevamo discutere di questo, volevo saperne qualcosa. Quindi sì, chi vota sì vuole stabilire che all'inizio la persona che decide faccia il giudice, che il PM. Certo. Okay. Allora, in questo momento il sistema, questo è un punto nevralgico dei referendum e della questione giustizia in Italia, il problema della separazione delle carriere, il problema è questo è una specie di antefatto precedente logico che poi porterà, secondo me, a discutere effettivamente sul problema della separazione delle carriere. Che cosa voglio dire? Voglio dire che in questo momento non c'è una separazione delle carriere, c'è solo una separazione delle funzioni, la diversità delle funzioni. Nel nostro sistema la magistratura si divide in magistratura inquirente e magistratura giudicante. La magistratura inquirente sono ovviamente i pubblici ministeri, i magistrati giudicanti sono i giudici che fanno le sentenze. Quindi l'esercizio dell'azione penale viene svolta dal pubblico ministero. Ora, qual è il problema? Già c'è una diversità di funzioni, nel senso che, come dicevi tu prima, ognuno deve scegliere quale attività vuole svolgere all'interno della magistratura. Con questa riforma praticamente si arriverà a che il magistrato, nel momento in cui vince il concorso e entra in magistratura, dovrà entro un certo termine scegliere se stare a fare il pubblico ministero oppure stare a fare il giudicante. Ovviamente, perché nasce questa esigenza? Io in questo momento, ovviamente, come dicevo, il referendum abrogativo non può cambiare il sistema, può solo porre questo limite
impellente per il magistrato, ma ovviamente questa, questo referendum va nella direzione di poi di apripista verso, secondo poi come viene deciso dai cittadini italiani, verso la questione della separazione delle carriere, perché nel momento in cui c'è stato un processo dove vi è un sistema accusatorio, è inevitabile che si dovrà arrivare a un sistema dove ci deve essere una separazione delle carriere e quindi una diversità tra magistrato inquirente e magistrato giudicante. Certo. E questa è la vera questione in ballo che c'è in questo momento, che ha una funzione anche politica, perché la storia degli ultimi, trent'anni nostra non è altro che una storia di una guerra tra la politica, diciamo, ci mettiamo anche noi avvocati, e le procure della Repubblica. Non è una guerra di tutta la magistratura contro la politica, ma è delle procure contro la politica. Certo. Invece il quarto quesito, che sarà posto su una scheda di colore grigio, ha questa domanda: volete che l'operato del magistrato possa essere giudicato anche dai membri laici dei consigli giudiziari? I laici chiaramente sono gli avvocati dei professori universitari. Chi vota sì, chiaramente vuole che i magistrati vengano giudicati anche da questi organi. Chi vota no, invece vuole che resti tutto com'è. In sostanza, in questa rispetto agli altri quesiti ha minore rilevanza, certo. Nel senso che secondo il mio punto di vista, non certo, certo secondo il punto di vista degli altri, la questione è questa: i consigli giudiziari, che sono degli organi istituiti presso le corti d'appello, le corti d'appello delle varie corti d'appello, praticamente hanno una funzione consultiva e di parere, che poi vengono diciamo ricondotti, vengono utilizzati spesso al Consiglio Superiore della Magistratura, che ha una funzione di organo autogoverno della magistratura, e anche le scelte di miglioramento di carriera o azioni disciplinari nei confronti dei magistrati devono tener conto anche del parere e delle valutazioni del Consiglio Giudiziario. In questo Consiglio Giudiziario ci sono anche gli avvocati e i professori, la componente laica, che sono gli avvocati, certo, magistrati, e i professori universitari. La questione qual è? Che i magistrati non vogliono essere giudicati da queste figure, perché ci potrebbe essere un ipotetico conflitto dove un avvocato dovrebbe giudicare un giudice che in sostanza potrebbe aver dato ragione o torto in una causa, certo, a questo soggetto. In pratica è difficile che succeda una cosa del genere, ma le problematiche che pongono i magistrati è questa. Ma ci potrebbe essere anche l'aspetto al contrario, cioè del pavido avvocato che, per ingraziarsi il magistrato e vincere una causa, sarebbe, diciamo, più favorevole. Quindi è una questione, secondo me, di rara caprina. Il vero problema è che i magistrati, e questo è il punto della questione, non vogliono essere giudicati dagli altri. Questo è il vero punto, la vera, diciamo, braccio di ferro che si sta mettendo in atto. Certo, invece l'ultimo quesito, il quinto, che sarà posto su una scheda di colore verde, diciamo, pone una domanda sull'elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi un magistrato che vuole candidarsi al CSM deve raccogliere almeno 25 firme. Si vuole eliminare questa possibilità, quindi chi vota sì vuole eliminare, chi vota no vuole rimanere così. Vuole rimanere così, perché qual è l'obiettivo del quesito? È quello di abolire questo obbligo delle firme per diciamo, secondo loro, produrre gli effetti di l'eliminazione delle correnti. Delle correnti, che noi correnti all'interno della magistratura, perché all'interno della magistratura ci sono le varie tipologie di associazioni riconducibili ai magistrati, che hanno una visione loro della magistratura, della giustizia. In poche parole, sono correnti o partiti all'interno della magistratura, certo, che con questo sistema rafforzano l'aspetto correntizio.
con l'abolizione di questa norma praticamente si dovrebbe dare spazio anche a, meno, a minori correnti o alla libertà di alcuni magistrati di non essere soggetti a associazioni, a strutture tali da poter ottenere le firme, certo, e quindi essere più liberi. Ritengo che al di là dell'obbligo, non dell'obbligo delle firme, ritengo che la magistratura, visto che ci sono associazioni che poi votano, praticamente non muteranno e non aboliranno le correnti. Certo. Comunque, Alcide, 5 quesiti, domenica si vota. Chiaramente il problema sarà i cittadini con il referendum. Sappiamo che non sempre rispondono no. Ecco, cosa succederà? Io, la mia sensazione è che non raggiungeranno il quorum, perché diciamoci la verità, oltre ad essere tecnicamente difficile e quindi non sono questioni di grande importanza che viene coinvolto tutto il paese, cioè tipo il divorzio, l'aborto ed altre che hanno coinvolto e coinvolgono anche questioni culturali, valori eccetera, sono questioni meramente tecniche, ovviamente di un'importanza esiziale enorme, perché parliamo della giustizia e della nostra libertà. Però ritengo che siano diciamo riforme, diciamo delle modifiche che non incidono sul sistema in generale, perché la giustizia avrebbe bisogno di una riforma complessiva e costituzionale, dove mutino alcune cose, quello che tuttora non è avvenuto. Il problema è proprio questo, che c'è una guerra, come ti dicevo prima, tra le procure e, ovviamente stiamo parlando di giustizia penale, perché per quanto riguarda la giustizia civile ci sono altre problematiche, però per quanto riguarda la giustizia penale ormai sono 30 anni che c'è una guerra in corso tra dalla magistratura in senso lato, soprattutto dalle procure, nei confronti degli altri poteri dello Stato. Perché, caro Manuele? Perché col sistema accusatorio le procure che hanno esercitano un'azione penale, quindi le indagini difensive, perdono quel controllo e quel potere che le norme gli danno. A questo punto, col sistema accusatorio, dove la prova viene acquisita in dibattimento e non è oggetto, e quindi anche la difesa, il giudice gioca la partita, mm-hmm, a difesa dell'imputato, eccetera, e il giudice valuta tutta l'attività che viene svolta dal pubblico ministero, viene messo in discussione l'acquisizione della prova, e quindi ma viene messo in discussione anche il lavoro del pubblico ministero. E questa è la partita che bisogna giocare in là. Ecco perché è necessaria, a mio avviso, una riforma della giustizia, dove tutti devono dare conto a tutti. Il problema è che c'è una parte della società, e soprattutto da parte dei magistrati, e una categoria di magistrati, parlo di pubblici ministeri, che non danno conto a nessuno. Ho capito. Allora, questa è la vera partita. Su queste battute, Alcide, noi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito e ci rivediamo alla prossima puntata. Ti ringrazio e un saluto a tutti.